associazioni con progetto di recupero della stazione dicono l'ordinanza antialcol non serve, troveranno un modo per aggirarla, bisogna fare rete. Spacciava droga in stazione una mamma arrestata dalla finanza con 11 kg di marijuana, fermata dai cani, la droga era al mentolo per confondere l'odore. Banchetto di ascolto per i cittadini in stazione, Bruno Cesaro parla di sicurezza, siamo in balia del degrado, voglio istituire i vigili di quartiere. Da Bruxelles la protesta contro le politiche di austerity, parla Carlo Salmaso, candidato nella lista Tsipras, rinegoziare il debito e investire, sgominata la nuova mala del Brenta, 16 arresti, tra questi anche 7 padovani trovati armi per assalti in tutto il nord-est. Il fotovoltaico nel parcheggio del capolinea del tram servirà a proteggere le auto dal sole, sarà la benzina del nostro mezzo, così il PD a Ponte Vigo d'Argere. Incidente durante l'allenamento a Breseo, infortunato Cuffa portato all'ospedale, mister Serena dice voglio vincere, non giocherà la primavera. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di TG Padova in apertura, l'avete sentito, torniamo in stazione con le immagini e continuiamo ad occuparci della questione discussa dell'ordinanza anti-alcol, ordinanza giusta o sbagliata, utile o non utile, questa volta parla l'associazione Mimosa che da anni si occupa anche attraverso di un progetto di recupero della stazione di cercare di eliminare il degrado, vediamo che cosa ne pensa. Sinceramente non credo che sia una cosa che possa essere così utile, forse nell'immediato si può vedere qualche effetto migliorativo, insomma, ma poi conoscendo profondamente i fenomeni della grave emarginazione, so che si adeguano anche ai dispositivi normativi e quindi prevedo che a breve troveranno altrove. Una voce autorevole che da più di 10 anni opera attraverso l'associazione Mimosa sulle strade di Padova. Ha raccolto decine di storie di disagio, ha ridato nuova vita a tante ragazze vittime della tratta e costrette alla prostituzione ed ora è in stazione con un nuovo progetto antidegrado condiviso con molti altri soggetti. Intanto c'è un racconto di quella parte della città che spesso è negativo e senz'altro la crisi ha acutizzato tutto quello che è diciamo disagio, emarginazione. Noi ci occupiamo poi della grave emarginazione che diventa in un momento di grave congiuntura economica e finanziaria come questa ancora più grave. La stazione è il nostro biglietto da visita della città, vi passano ogni giorno 50.000 persone. L'idea è quella come dire, di sfruttare questo flusso di persone e di rendere più accogliente quello che è l'ingresso appunto alla città di Padova. Serve un progetto diverso, quello a cui stanno lavorando, che coinvolga molti attori per la gestione di un territorio difficile. L'assistenzialismo puro non serve, ma le persone che siano minori o maggiorenni hanno bisogno di trovare un loro posto. Certo. Trovare un loro posto nel tessuto sociale, così avviene l'integrazione. Barbara Maculan oggi con noi in diretta 13:15 a linea diretta per questo approfondimento da cui abbiamo dunque raccolto anche questa notizia e poco dopo è stata fermata una mamma in stazione, lei è una donna nigeriana di 30 anni, è stata trovata dai cinofili della Guardia di Finanza di Padova, aveva addosso con sé all'interno di una valigia 30 panetti di marijuana che erano intrisi di crema al mentolo per ingannare il fiuto dei cani antidroga. La donna è stata sorpresa dunque ed è mamma di due bambini di 1 e 4 anni, è stata fermata. Si continua dunque a parlare di stazione e c'è chi, come il candidato alle elezioni comunali di Padova, Bruno Cesaro, con Padova Sociale, che rilancia contro il degrado i vigili di quartiere, quindi ognuno con la sua proposta. Sentiamo quella del candidato di Padova Sociale. Noi dovessimo arrivare a governare questa città, dopo 2 giorni, dopo 2 giorni istituiremo la figura del vigile di quartiere per fare il controllo reale, effettivo del territorio. Vigili di quartiere, è questa una delle soluzioni per Bruno Cesaro, candidato sindaco di Padova Sociale, che per parlare di sicurezza ha scelto la stazione, il luogo più difficile della città, una pentola a pressione che deve essere gestita, il sit-in del gruppo politico, proprio a pochi passi dal boulevard del degrado. Qui il candidato ha voluto incontrare i cittadini, ma anche chi in stazione ci lavora, cercando di portare avanti le attività commerciali.
la sicurezza è al primo posto, perché la sicurezza è la prima richiesta dei cittadini di Padova. Io sono un cittadino di Padova, io non faccio politica per passione, io ho gli stessi problemi che hanno tutti i padovani e noi non ne possiamo più. Noi vogliamo reimpossessarci della nostra città. Secondo Cesaro, il degrado però si sta estendendo anche in alcuni quartieri di Padova, quindi servono azioni incisive che, dice, in questi anni non sono state fatte. Sicurezza che non può prescindere dal commercio, spiega poi Cesaro dopo un incontro con i rappresentanti dell'ASCOM. Consideriamo il commercio, la rivitalizzazione del commercio, anche una medicina per la lotta contro la criminalità. Dove ci sono negozi, dove ci sono bar, dove ci sono pizzerie, dove ci sono ristoranti, lì c'è vita e pertanto lì la criminalità non può affondare i propri artigli. Dalle comunali alle europee, allora adesso sentiamo da una nuova lista qual è l'Europa che vogliamo dopo gli scontri di Bruxelles. Questa lobby, la più grande lobby del continente, che si riunisce oggi appunto attorno all'obiettivo di costruire business, di intensificare ancora di più le politiche liberiste. Europa in balia della dittatura finanziaria delle banche, obiettivo profitto e precarizzazione del lavoro. Ecco le motivazioni e le immagini degli scontri che ieri hanno infiammato Bruxelles e in cui Luca Casarini, ex portavoce del Pedro, oggi candidato per la lista L'altra Europa, Tsipras, è stato arrestato. Le poche cose che sono emerse fanno apparire in maniera abbastanza chiara che si dà mano libera alle multinazionali a scapito dei diritti dei cittadini. Diciamo che le persone che ieri erano a Bruxelles per manifestare in questo senso. Carlo Salmaso, insegnante e unico padovano alle europee nella stessa lista del Nord-Est, racconta quello che, dice, in televisione non si è visto e le motivazioni che hanno portato i suoi a Bruxelles. Così le ragioni di una lista che chiede un cambio di rotta della politica europea, meno austerity, più fondi di investimento e ridiscussione del debito. Ma noi abbiamo investito poco in ricerca e quindi produciamo beni poco appetibili. Fondi che garantiscano politiche economiche più green per rimettere in moto la nostra produzione. Forse l'idea che uno Stato che in questo momento decide di poter impiegare decine di milioni di euro per comprare F-35 o costruire una portaerei che da sola costa 7 miliardi di euro, potrebbe anche pensare di investire di più in salute, pensione, istruzione, creando nel contempo lavoro e una situazione di welfare migliore per i cittadini. Dall'europea con la lista Tsipras alla cronaca con la nuova mala del Brenta e i 16 arresti, molti sono padovani. Avevano a disposizione un arsenale di armi da guerra e la conoscenza di chi per anni era stato parte fondamentale dell'organizzazione criminale. Kalashnikov, fucili, pistole, semiautomatiche. La mala del Brenta si stava ricostituendo con noti vecchi esponenti fiancheggiatori e nuove leve. 16 le persone arrestate in una maxi operazione della squadra mobile di Venezia. Tra questi anche 7 padovani residenti a Codevigo, Torreglia e Cadoneghe. La banda sarebbe responsabile di decine di assalti armati a banche, centri commerciali, laboratori orafi del nord-est e della Toscana. La squadra mobile ha ricostruito tutta la banda, l'organizzazione, che in gran parte, ripeto, riciclava la vecchia banda del Brenta. Un'indagine durata 6 mesi è partita da un controllo di 2 persone fermate a Marghera vicino ad un supermercato. Erano stati trovati a bordo di un'auto rubata con maschere e pistole a salve. I poliziotti della squadra mobile, ha detto il questore di Venezia Rocca, hanno saputo aspettare. Io ho usato il termine, non facciamo pettinature, tagliamo le teste, era un gruppo molto pericoloso, armi molto pericolose, bisognava eliminarli tutti e mettere in sicurezza la collettività. Quindi il personale della squadra mobile ha saputo attendere, differire gli arresti, differire i sequestri su deliberazione del PM e abbiamo ricostruito l'intero gruppo. Un gruppo di persone violente e pericolose che stava progettando anche il sequestro e la rapina di una ricchissima anziana del Rodigino. C'erano i più anziani, alcuni dei quali già, ripeto, ultra sessantenni, già attivi, diciamo, all'albori della mala del Brenta, che avevano creato un livello superiore, poi parallelamente sotto vi erano gli altri soggetti che avevano anche dei ruoli. Un
parco fotovoltaico al parcheggio del capolinea nord del tram. Siamo a Ponte Vigo d'Arzera. L'idea lanciata da Anna Abate e Piero Luzzante del PD Cittadino. I pannelli dovrebbero ricoprire i circa 600 posti auto del parcheggio, evitando così che le vetture raggiungano temperature estreme durante i mesi estivi o siano colpiti dalla grandine durante i temporali. Allo stesso tempo producano energia che serva a far muovere il tram, facendo così risparmiare enormemente APS. Ed ora i ragazzi che in fiera oggi hanno insegnato come si fa a rispettare l'ambiente, lo hanno fatto anche attraverso la produzione di un telegiornale. Buongiorno cari telespettatori e benvenuti alla nuova edizione del DTG. Oggi parleremo dell'aria. A questo proposito citiamo un proverbio cinese: non c'è ricchezza che può comprare l'aria. A dirlo sono questi ragazzi. Nella settimana dell'ambiente, promossa dalla regione, ben 30 scuole primarie e secondarie del Veneto si sono messe in gioco per insegnare il rispetto dell'ambiente e dell'aria in particolare. Le storie in questi fumetti, manifesti, spot e addirittura veri e propri telegiornali. Un nuovo modo di sensibilizzare non solo i più piccoli, ma tutti i cittadini, attraverso tutti i mezzi a disposizione da questa generazione digitale. Amare il proprio territorio a partire dall'aria che respiriamo. È stato molto divertente e anche creativo e abbiamo imparato anche molte cose sull'inquinamento e anche sull'aria. Tu vai a scuola in bicicletta o in macchina? Vado in bicicletta. Di anche ai tuoi compagni di andare a scuola in bicicletta e non in macchina per inquinare meno. Andate a scuola in bicicletta. Cosa si può fare per migliorare l'aria nella vostra città? Collaborare tutti quanti insieme e usare mezzi che inquinano meno. Oltre 600 ragazzi, tutti premiati, perché non smettano di sognare un mondo più ecosostenibile, e a farlo saranno loro. I ragazzi diventano gli insegnanti dei loro familiari. Il futuro passa proprio da queste scuole, volano per le nostre città. Il futuro appunto dell'ambiente è legato anche al futuro della formazione dei nostri giovani. Dall'ambiente al meteo con la rubrica delle previsioni del tempo del venerdì. Fine settimana ancora discreto, nonostante il passaggio di un sistema perturbato, i cui effetti però saranno molto leggeri. Prevediamo sul Padova, infatti sul Padovano, una nuvolosità variabile ma con ampi spazi di sereno per domani sabato, e per domenica un aumento della nuvolosità ma senza nessun fenomeno. I venti sono deboli, direzione variabile, le temperature si mantengono piuttosto alte, 14-15 gradi le minime, le massime tra i 22 e i 24 gradi. Per chi interessa, l'alta adriatica è previsto da poco mosso e localmente mosso. Ed ora siamo al calcio, domani la partita, le dichiarazioni di mister Serena: io voglio vincere. L'ho visto accasciarsi, insomma, e abbiamo interrotto subito, però ripeto, ho avuto un attimo di sbandamento, però adesso le notizie che ci stanno arrivando dall'ospedale sono pure. Ha ripreso conoscenza, per cui parla. Grave infortunio oggi a Bresseo per Mattia Scuffa. Durante l'allenamento il centrocampista si è scontrato con un compagno di squadra prendendo un brutto colpo alla testa, tanto che è stato portato via in ambulanza per accertamenti. In ospedale il giocatore si è ripreso, ma domani comunque non è stato convocato per la partita casalinga contro il Pescara. Una gara che mister Serena vuole vincere con la grinta di chi si gioca il tutto e per tutto, proprio come gli spartani nella battaglia delle Termopili. Anche vincendo non saremo sicuri di poter salvare la categoria, per cui noi abbiamo solo un compito, ed è quello di cercare perlomeno di fare 3 punti e poi aspettare i risultati da altri campi. Domani mattina intanto i tifosi biancoscudati sfileranno in corteo per le strade della città fino al comune per lanciare la campagna Pennocchio Vattene e chiedere un impegno ai candidati sindaco. Di sicuro il clima allo stadio poi sarà teso, visto che proprio gli ultra hanno chiesto che al posto della prima squadra scenda in campo la Primavera. Non lo sapevo, mi sembra dico prematuro perché non mi viene qualsiasi altro aggettivo. Io ripeto, ho una piccola speranza ancora da alimentare, e il cuor mio e in testa mia me la voglio giocare fino alla fine. Ancora i temi che continuano ad infiammare la campagna politica. Questa sera al centro della puntata di Focus 21.05 conduce Angelo Squizzato.
È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, un buon proseguimento di serata su Rete Veneta, arrivederci.